abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e bentornati a Grigliate Urbane. Noi siamo i Suburban Grill, Massimo e Michela. Oggi prepariamo una delle Holy Trinity del barbecue americano, insieme a pulled pork e costine, il brisket. Per molti il brisket è considerato il re del barbecue, sia per la complessità della tecnica con cui viene cucinato che per il suo gusto inconfondibile. Di sicuro è un piatto molto importante, quindi va fatta molta attenzione ad utilizzare prodotti di altissima qualità. E infatti utilizzeremo una carne di eccellenza, la Wagyu italiana del nostro partner La Cicolina, che alleva i suoi manzi qui in Italia con una tecnica alimentare innovativa che consente di migliorare le caratteristiche e il gusto della sua carne. Inoltre utilizzeremo il carbone biologico di antiche carbonaie perché, rispetto ad altri carboni commerciali, ci garantisce una brace duratura, una temperatura costante e soprattutto un inconfondibile aroma di legno naturale. E come ricetta utilizzeremo la classica e originale texana. A differenza di ciò che si pensa, i texani sono dei puristi del gusto della carne e infatti per preparare il brisket utilizzano pochi ed elementari ingredienti. E noi come loro, per privilegiare il suo sapore, utilizzeremo il rub di Venecu SPG a base semplicemente di sale, pepe e aglio. Buona visione! Il brisket viene preparato con la punta di petto di manzo. Nel nostro caso utilizziamo carne di Wagyu italiana, proveniente direttamente dall'allevamento La Cicolina, nostro partner. In genere la punta di petto è formata da due parti, la point, più piccola e marezzata, e la flat, più piatta, grossa e magra. Utilizzando un point avremo più garanzia di conservare la morbidezza della carne per la presenza maggiore di grasso. Ma noi vogliamo sperimentare il brisket con il flat per dimostrare la superiorità di questa carne. Questo che utilizziamo è un pezzo di carne già tagliato in modo regolare. A cui dobbiamo solo rimuovere quel poco di grasso in eccesso presente. E questo lo facciamo sempre per ottenere una cottura omogenea per tutta la superficie. La preparazione del brisket è una cottura abbastanza lunga e impegnativa ed è importante seguire bene tutte le fasi. Dopo aver trimmato il grasso, procediamo con delle iniezioni di brodo di manzo. Le iniezioni sono necessarie per conservare la carne umida durante la lunga cottura. Come quantità in genere si calcola il 10% del peso della carne, ma noi consigliamo di iniettarne quanto ne entra. Cerchiamo di coprire tutta la superficie facendo iniezioni piccole e continue e ruotando l'ago in tutte le direzioni. A questo punto possiamo applicare un legante per le spezie. Utilizziamo della senape perché fa aderire per bene il rub, ma alle alte temperature disgrega il suo gusto. Quindi pennello da cucina e creiamo una leggera patina su ogni lato della carne.
Dopo averla coperta tutta, passiamo all'applicazione del rub. Il nostro partner Venecu ci suggerisce il suo rub universale SPG a base di sale, pepe ed aglio. La qualità di questo rub è eccellente. Per capirlo basta semplicemente soffermarsi sulla granulometria delle spezie presenti. Misto, grossolana e fine. Come da tradizione texana. E infatti stiamo preparando questo brisket proprio secondo la ricetta originale texana. I texani sono dei puristi della carne e del brisket. Utilizzano poche spezie essenziali e si concentrano sulla affumicatura e sulla cottura a lunga a bassa temperatura. Noi cerchiamo di replicare alla lettera questo rito e sicuramente il rub di Venecu ci dà quell'aiuto in più sul gusto. Ricopriamo con un doppio strato di cellophane e facciamo riposare in frigo almeno per 8 ore. Prepariamo il nostro barbecue contando su un altro partner di eccellenza, Antiche Carbonaie. Il suo fantastico carbone biologico ci aiuterà sia durante la cottura che come valore aggiunto sul gusto. Grazie al particolare odore di legno naturale che sprigiona. Questo carbone dura almeno il doppio rispetto ai bricchetti tradizionali, per cui è il carbone ideale per questo tipo di piatto. Per l'affumicatura utilizziamo un pezzo di legno di ciliegio che abbiamo tenuto in acqua per più di 2 ore. Appena inizia a fumare possiamo inserire nel barbecue urbano la nostra punta di pezzo. Abbiamo allestito il barbecue con pietra refrattaria e griglietta sopraelevata per garantire una affumicatura omogenea e una cottura indiretta. Un occhio alla temperatura e attendiamo di raggiungere il primo obiettivo, i 60 gradi al cuore. Affumicheremo in questo modo a 120 gradi per circa 4 ore. Già da subito notiamo che si sta creando un bark eccezionale, ovvero quella crosticina scura e saporita. Per mantenerla umida ogni mezz'ora spruzziamo un misto di aceto e succo di mela. La creazione del bark è un passaggio fondamentale per la corretta riuscita della ricetta. Raggiunti 60 gradi passiamo alla seconda fase della cottura, la fase di foil. Riponiamo quindi la carne in una teglia e prepariamo a parte 3 strati sovrapposti di carta d'alluminio. Togliamo un attimo la sonda di temperatura. E avvolgiamo completamente il brisket. Dobbiamo fare attenzione a chiudere ogni lato in modo che i succhi vengano trattenuti all'interno. Reinseriamo la sonda di temperatura e mettiamo il cartoccio nella teglia. La brace dopo 4 ore è ancora viva e ardente, quindi non abbiamo necessità di integrare altro carbone. Inseriamo la teglia nel barbecue urbano e procediamo verso il secondo obiettivo, i 94 gradi al cuore. E li raggiungiamo dopo altre 4 ore.
Possiamo quindi rimuovere la teglia dal barbecue urbano e apprestarci all'ultima fase, una delle più importanti, la fase di rest. Dobbiamo infatti far riposare la carne per far ridistribuire i liquidi al suo interno. E dopo circa un'ora raggiunti i 70 gradi possiamo procedere all'apertura del cartoccio. Ci aiutiamo con un coltello, facendo attenzione a tagliare solo l'alluminio. Possiamo anche togliere la sonda che non ci servirà più. E possiamo goderci questa esplosione di profumo che fuoriesce dal cartoccio aperto. A questo punto rimuoviamo il brisket dalla carta alluminio e lo riponiamo in un piatto di portata. In una ciotola raccogliamo i succhi presenti ancora nel cartoccio e nella teglia. Saranno preziosi per accompagnare la carne appena tagliata. E finalmente procediamo ad affettare il nostro brisket. Tenero come burro. Bark consistente e croccante, con evidente segno dell'affumicatura. Carne succulenta e profumatissima. Non ci resta che aggiungere i succhi della cottura. E di assaporare uno dei piatti più buoni esistenti della cucina al barbecue. Che abbiamo ottenuto grazie all'utilizzo della trinità della qualità dei nostri partner, la Cigolina, BeneQ e Antiche Carbonaie. Garanzie di successo per la preparazione di un piatto di eccellenza come questo. E buon appetito dai Suburban Grill. I can't give up this feeling that I get when I can die.